Terza volta che registriamo perché ci abbiamo avuto un po' dei problemi logistici. Siamo all'hangar, solito posto in torre, lo trovate qui. Ma prima di farvi vedere che cosa vende, vi ricordo che è ancora attivo il giveaway di Instant Gaming. Trovate il link qui sotto in descrizione. Mancano 4 giorni, potete mettere quello che volete: DLC di Destiny, Dead Space, i punti di FIFA. Che altro c'è? Forspoken per Steam, quello che vi pare a voi. Se volete c'è anche il link per fare gli acquisti normali su Instant Gaming, dove potete trovare un sacco di roba, le solite cose insomma che conoscete. Quindi se volete comprare a prezzi buoni andate lì. Comunque Xur, questa settimana ci vende il Suros. Aha, molto interessante. Con doppia modalità di fuoco, non sto qui a rispiegarvi che cosa fa il Suros, ragazzi, è un automatico al 600, lo conosciamo bene, doppia modalità, e la seconda metà di ciascun caricatore infligge danni bonus e può ripristinare la salute dopo ogni uccisione. Quindi, possiamo dire che non è in meta? Lo diciamo, sì. Poi, impugnature sigillate degli Ankiara. Infligge danni corpo a corpo, ricarica l'arma attualmente equipaggiata e aumenta di molto la statistica efficace in volo di tutte le armi per 5 secondi dopo aver inflitto danni corpo a corpo. Un po' così, un'esotica un po' così, con delle statistiche altrettanto un po' così che lascerei lì dov'è, a meno che non vi manca nelle collezioni. Stessa cosa per la barriera CD0, le statistiche purtroppo non ci siamo. I colpi corpo a corpo accumulano energia. Quando ricevete un colpo al corpo, questa energia si sprigiona e fate danno ad aria intorno a voi. Tipo i valicadune. Simile. Ok? Una roba così. E vale lo stesso discorso, comunque. Velo dell'apoteosi, in realtà io non lo prenderei neanche per le collezioni perché è brutto. È inutile. E spero in un rework perché non serve praticamente a niente. Rigenera immediatamente la salute, il corpo a corpo, la granata e la fonte quando attivate la super. Le abilità di classe degli alleati invece vicino si ricaricano più velocemente, quindi... insomma, una cosa un po' così. Vediamo le armi. Abbiamo la promessa atroce, che non è affatto male come cannone, ma abbiamo fondina e fanfarone, quindi sta bene dove sta. Vita della metropoli è un impulsi carino. Vento assassino frenesia, molto carino, ragazzi. Calibro ristretto, proiettili a calibro elevato, prodigio in gittata. Io lo prenderei per entrambi, PvP e PvE. PvP si può provare, in PvE è comunque un impulsi da vuoto che può essere utile, quindi... prendetelo, mettetelo da parte. Ogni tanto qualche arma interessante ci sta. Marasso mortale invece con impugnatura e estrazione, non lo so, non mi fa impazzire. CQC rollato così, non ci siamo. C'è il frattetista, ragazzi, che è uno dei pompa che va per la maggiore in questo momento, ma ha un roll orribile, purtroppo. Canna forata, ristretto, maneggevolezza, non è proprio il caso. Codice del duello con preparazione militare, bomba a grappolo no, l'orbita congelata sul plus 3B altrettanto no. Abbiamo invece poi il falco lunare con mira istantanea, solito discorso che vi ho sempre fatto su mira istantanea, non è il massimo ma ci può stare. Racconto dell'uomo morto post nerf, ve lo ricordo, con fuorilegge altrettanto poco interessante. Armature sono con la strega, quindi sono armature per la strega. I guanti lascerei lì dove sono. La veste con 25 di mobilità la lascerei lì dov'è. Il casco con 20 di resilienza e 17 di forza. Le gambe no. Il casco, ma non lo so, se avete delle build incentrate con della strega incentrate sulla forza potrebbe anche starci, ma sinceramente non saprei, ecco. Non lo so. Ci potrebbe stare, lo prenderei proprio tipo di stra-riserva se volete mettervelo da parte, ma non è proprio un super pezzo. Allora, andiamo a vedere gli altri. Invece con la cacciatrice abbiamo un 63 sulle braccia con 16 di resilienza, 13, 15... troppo sparpagliate, direi di no, non mi fa impazzire. Abbiamo un recupero 19 e un 17 di disciplina invece, con 9 di resilienza. Carino, decente, 60 di overall non è il massimo ma non è neanche bruttissimo. Peccato per il recupero perché sappiamo che il cacciatore ha bisogno di mobilità, quindi solo questo è il suo punto, non di forza, diciamo così. Il casco lo lascerei lì dov'è. Gli stivali invece con 29 di recupero e 20 di disciplina è interessante, ma vale lo stesso discorso del petto.
con la mobilità bassa e la resilienza bassa dovreste cercare di compensare con altre armature, però 29-20 sono entrambe alte, quindi potrebbe starci intanto da comprarlo e metterlo lì da parte. Vediamo il titano brevemente. Le braccia fanno schifo. Peccato per il petto. Se quel 12 di mobilità era su recupero, ora era molto meglio. Ma non è un brutto pezzo. Disciplina 22 di resilienza 20. Ce può stare, raga. Ce può stare. Diventa 22-24. Recupero. Se ci mettete la mod, diventa un 14. Quindi, why not? Si potrebbe comprare. Il casco, no. Peccato. C'è un pezzo identico praticamente sulle gambe. Uguale, identico, raga. Spiccicato 20-22, 20-22, 6 di forza. Sei uguale. Spiccicato. Vale lo stesso discorso, raga. Io le prenderei tutte e due eventualmente. Poi cercate di bilanciare eventualmente con altri pezzi. Ok.